La performance non è altro che un insieme di impostazioni ottimizzate per il live. Le performance sono organizzate in categorie strumentali mediante dei pulsanti disposti nel pannello frontale a destra del display. Ad ogni categoria il display mostrerà diverse pagine contenenti le performance appartenenti alla categoria. Ad esempio, scegliendo Guitar, il display mostrerà due pagine di selezione contenenti performance da selezionare. Come si può vedere, nel display sono sempre mostrate le altre categorie. E ciò significa che dalla videata di selezione Performance si possono scegliere categorie differenti direttamente dal display senza toccare i pulsanti del pannello. Una volta selezionata la performance e rientrati nella schermata Style Play, il display ci mostrerà di cosa è costituita una performance. In alto a destra notiamo una sezione Up 1 a cui è assegnato il suono Soft Jazz Guitar, corrispondente alla porzione destra della tastiera, utilizzata dunque dalla mano destra che nel dettaglio si estende a destra di un punto di split che può essere stabilito dall'utente e che in questa performance corrisponde alla nota Sol della terza ottava. Immediatamente sotto troviamo la sezione Up 2 e Up 3 corrispondente sempre alla zona upper della tastiera, ossia la sezione a destra della nota di split, alle quali sono stati assegnati rispettivamente il suono Clap Jazz Guitar 1 e Clean Guitar. Infine troviamo la sezione Lower, corrispondente al suono assegnato alla porzione lower della tastiera, ossia a sinistra del punto di split. Notate che il terzo suono upper è in condizione mute, ma può essere attivato premendo col dito in corrispondenza del simbolo. Ad una successiva pressione il suono viene rimesso in mute. Questo vale per tutti i suoni della performance. Nella parte inferiore del display troviamo un mixer virtuale che ci indica i volumi delle tre sezioni di accompagnamento e di ciascun suono assegnato alla sezione lower e upper della tastiera. Il mixer può essere controllato direttamente dal display e per ciascun canale è possibile impostare anche da qui la condizione play o mute. Agendo sul tasto Track Select è possibile esplodere il mixer relativo agli accompagnamenti automatici tenendo sott'occhio tutte le tracce dell'accompagnamento. Alla successiva pressione del tasto Track Select il display tornerà nella condizione precedente in cui le tracce d'accompagnamento saranno raggruppate in tre categorie principali e in cui saranno visualizzate le tracce live, ossia i suoni assegnati alla tastiera. Ogni performance ha i suoi tre suoni assegnati alla sezione upper e il suono assegnato alla sezione lower della tastiera, ma è possibile modificarli. Ad esempio, selezionando Upper 2, Clap Jazz Guitar 1, è possibile modificarlo premendo il tasto Sound dal pannello. Scegliendo una categoria con i pulsanti appositi, ed un suono dal display. Questa operazione può essere fatta per ciascun suono. Alla fine
fine possiamo salvare la performance così modificata agendo sulla freccetta in alto a destra che aprirà un menu a tendina detto menu di pagina. Si dovrà scegliere la funzione Write Performance. Da qui si può assegnare un nome agendo sul simbolo T e sulla tastiera virtuale. Scegliere infine, mediante la manopola Dial, un banco User e una locazione vuota o empty per non sovrascrivere una performance già esistente.